Buongiorno a tutti dal mio Instapark, sono qui a registrare un video un po' a sorpresa. Dovevamo vederci dopo la partita di stasera, invece notizie di mercato. Caso Lucas Paqueta. Intanto parliamo da dopo la partita di Milan Udinese. Paqueta si è spuntato ieri o 2 giorni fa. La notizia che Paqueta dopo Milan Udinese è stata portata in clinica perché ha sofferto di ansia, gli è venuto colpo d'ansia, tachicardia, per che cosa? Perché sta soffrendo il Milan questo fatto che non sta giocando più da quando è arrivato Ibrahimovic. Ora esce un'altra notizia. Ok, ti sei sentito male, Paqueta, ma tu adesso ora un po' hai esagerato Paqueta. Quanto è, non lo so quanto guadagna il Milan, ma guadagna rispetto a un comune mortale di più sicuramente essendo calciatore. Che vai a chiedere perché ti senti stressato, ti senti stressato di non essere convocato. Dal proprio mister, mi dici vai dal proprio mister e non voglio essere convocato per la partita di stasera. Qua per me è da credere subito il giocatore. Noi dobbiamo essere una società seria, con giocatori che, operai come vogliamo definirli, che lavorano, si sacrificano, guadagnano quei milioni e se li devono guadagnare. E devono avere voglia e rispetto alla società e ai tifosi. Quindi per me Paqueta può essere che duro, può essere forte quanto vuole, ma per me dopo questa notizia deve essere che duro. Un piccolo atto di spicco sforo, una volta prima l'avevo fatto su Instagram TV e mi ero un pochino sfogato sul fatto forse di aver preso Kier o regalato a Caldara, però anche mi lascio su Kier perché conoscendo che tipo di giocatore era non mi piaceva e tuttora sta dimostrando per ora che non sta sbagliando e sta facendo il giusto, non sta magari facendo eccellente tipo questa clown, ma si sta impegnando il ragazzo e devo fargli i complimenti. Il video finisce qui per questo piccolo video a spoilo e ci vediamo nel prossimo video, il post partita di questa mia. E nel bene e nel male, forza mia.